In questi giorni vediamo ordinanze o semplici richiami dei comuni che invitano a limitare il consumo d'acqua. Cosa sta succedendo? Il problema è di due generi. Innanzitutto, dobbiamo ricordarci che stiamo affrontando un periodo siccitoso, gli eventi piovosi, le precipitazioni negli ultimi mesi sono state scarse e quindi chiaramente anche le nostre fonti di approvvigionamento ne risentono come portate. In seconda specie c'è un fenomeno di freddo particolarmente intenso che porta gli utenti, tra virgolette, ad abusare, insomma, dei consumi, a utilizzare più acqua. Chiaramente per evitare che possa congelare nelle condutture e negli allacciamenti. Questo fenomeno combinato ha portato in certi casi addirittura a far svuotare i bacini. Ecco, quindi abbiamo chiesto ad alcune amministrazioni comunali di emettere ordinanza per il contenimento dei consumi. Il problema della siccità si risolverà con il disgelo o l'emergenza potrebbe continuare? Al momento non abbiamo segnalato niente di particolare perché le portate sono basse, ma i consumi invernali sono bassi. Se dovesse persistere questa situazione, col periodo primaverile i rischi sono seri. Per cui con l'aumento dei consumi, se le precipitazioni non ci aiutano, succederà che effettivamente andremo incontro a dei periodi critici, soprattutto direi nei comuni che hanno approvvigionamenti autonomi con sorgenti, ecco, locali. Altro problema di questi giorni sono i guasti dovuti al gelo. Quali sono gli accorgimenti da adottare? Beh, innanzitutto assolutamente sempre controllare il contatore, coibentarlo, quindi proteggerlo dal gelo. Un'altra buona regola, diciamo, è durante la notte, saltuariamente, come faccio anch'io personalmente, alzarsi e andare a vedere, cercare di far scorrere l'acqua, ecco, senza magari lasciare aperto il rubinetto 24 ore su 24, perché questo poi causa i fenomeni di consumi eccessivi. Però magari regolarmente fare in modo che ci sia un flusso di acqua aiuta a evitare che si possa congelare l'allacciamento, perché i problemi principali sono sugli allacciamenti e sui contatori delle utenze. Se non sbaglio, i controlli poi vanno fatti anche con il disgelo. Sì, soprattutto per le abitazioni, magari le seconde case, quelle un po' più disabitate, il vicino che controlla il proprio contatore, dia un'occhiata anche al contatore del vicino, perché se è gelato, col disgelo il contatore potrebbe essere rotto e sono punti di perdite, a volte anche importanti, a volte c'è solo il trafilamento, la goccia, oppure invece ci sono fenomeni più importanti di rotture complete del contatore che portano poi al momento del disgelo ad avere delle perdite concentrate, localizzate importanti, con possibili conseguenze a livello di intero approvvigionamento idrico, quindi di svuotamento dei bacini.